Un paio d'anni fa visitai il campo di concentramento di Bergen-Belsen in Germania. In mezzo a un silenzio atroce, feci il giro delle fosse comuni in cui giacciono migliaia di vittime dell'orrore nazista, chiedendomi dove fossero i resti di una certa bambina che ci ha lasciato la più commovente testimonianza di quella barbarie e la certezza che la parola scritta è il più grande e invulnerabile dei rifugi, perché le sue pietre sono unite dalla malta della memoria. Cercai ovunque, ma invano. Non trovai alcun indizio che mi portasse ad Anna Frank. Alla morte fisica, i boi avevano aggiunto la seconda morte dell'oblio e dell'anonimato. Un morto è uno scandalo. 1.000 morti sono una statistica, affermava Goebbels. E questo è quanto hanno sempre detto e continuano a ripetere i militari cileni e argentini e i loro complici mascherati da democratici. Questo è quanto hanno sempre detto e continuano a ripetere i Milosevic, i Mladic e i loro complici mascherati da negoziatori di pace. Questo è quanto ci viene continuamente sputato in faccia dai massacratori dell'Algeria, così vicina all'Europa. Perché Mensen non è certo un posto da passeggiate, perché il peso dell'infamia opprime e all'angoscia del cosa posso fare io perché questo non si ripeta mai più. Subentra il desiderio di conoscere e narrare la storia di ciascuna delle vittime, di aggrapparsi alla parola come unico scongiuro contro l'oblio, di dare nome e voce alle vicende gloriose e insignificanti dei nostri genitori, dei nostri amori, dei nostri figli, dei nostri vicini e dei nostri amici, di trasformare la vita in una vera e propria forma di resistenza contro l'oblio. Perché, come ha detto il poeta Guimarães Rosa, narrare è resistere. In un angolo del campo di concentramento, a un passo da dove si innalzavano gli infami forni crematori, nella ruvida superficie di una pietra, qualcuno chi aveva inciso con l'aiuto di un coltello, forse, o di un chiodo, la più drammatica delle proteste. Io sono stato qui e nessuno racconterà la mia storia. Luis Sepúlveda, Historias Marginales, Storie Marginali. Ed è il motivo per cui mi sono innamorato di Luis Sepúlveda e lo amo come scrittore e come persona, perché ha dedicato la sua vita a raccontare queste storie marginali, che marginali non sono e non saranno mai, che ha vissuto la propria esistenza passando attraverso da fedelissimo di Salvador Allende, il tradimento, l'infamia, i massacri, le desapariciones, l'esilio, e ha passato la propria esistenza da scrittore e da essere umano a raccontare esattamente queste storie qui, quelle che nessuno racconterebbe mai, avrebbe mai raccontato, quelle che fanno passare la sofferenza nell'oblio. Ecco, in questa bellissima giornata, e vi ringrazio per avermi coinvolto, una delle cose che ho voluto sottolineare, la cosa più importante, è il motivo per cui amo Luis Sepúlveda come scrittore, come resistente, è proprio questa. Grazie, Luis Sepúlveda, per averci aiutato a non far sprofondare queste storie nell'oblio.